ha molti difetti e pochissimi pregi, perché è un padre in realtà che non ha mai fatto il papà, cioè un padre assente, soprattutto concentrato sulla sua carriera sportiva, e quindi un padre incapace, irresponsabile, che cerca attraverso la paternità di ritrovare anche un po' se stesso, quindi è un padre che ha bisogno di essere migliorato. Pregi, forse, guarda, l'amore che ha realmente verso sua moglie e verso i suoi figli, cioè è un personaggio sincero che non mente, quindi forse sì, questo è il pregio. Beh, sicuramente rispecchierà moltissime situazioni attuali, sai, ce ne sono tanti, ovviamente con situazioni diverse, quindi con necessità e motivazioni diverse, però sì, è una serie molto attuale che rispecchia un po' la società di oggi, no? In una società che non ci sono certezze si fa sempre più fatica ad affrontare e ad assumersi le responsabilità, quindi ad affrontare la paternità in questo caso. Credo che sia culturale, perché la figura paterna in Italia è molto la classica, cioè è tradizionale, quindi noi cercheremo di sfatare questo tabù. Secondo me sì, è una serie che ovviamente permette di fare delle riflessioni, ma al tempo stesso di sorridere, sognare, e ti permette appunto di fare delle riflessioni su dei temi comunque reali, no? E sui veri valori della vita, cioè la famiglia, la paternità, la maternità. Ma in realtà io ho avuto un padre che mi ha lasciato moltissima libertà, è un grande osservatore, cioè mi ha sempre osservato da lontano, lasciandomi appunto questa libertà, però sapevo che nel momento del bisogno c'era, e quindi è una figura anche lui, diciamo, tradizionale. Spero in un seguito, poi vedremo cosa accadrà.